Il film inizia con un uomo ungherese che racconta un incidente che ha coinvolto sua nipote, una bambina vestita da sci, in piedi su un pendio del Black Ridge. Un freerider si scontra accidentalmente con lei, rendendo la bambina priva di sensi. Stranamente l'uomo responsabile dell'incidente, insieme ad un compagno, sceglie di non assistere la bambina ferita, ma la lascia lì. In seguito, la madre, in difficoltà, tenta ripetutamente di contattare la figlia, senza ricevere risposta. Avanti veloce di 3 anni, incontriamo Mia e Max, una coppia americana, che percorre una strada ammirando le montagne innevate, e sono entusiasti della loro escursione con lo snowboard al Black Ridge in Georgia. Continuando il viaggio lungo strade tortuose, arrivano finalmente al loro albergo. All'interno del Georgia Ski Hotel, incontrano una donna enigmatica vestita di nero. Durante la procedura di check-in, Max esprime il proprio entusiasmo per la vacanza, in particolare per la visita programmata al Black Ridge, ma l'addetta alla reception dell'hotel però le informa che questa attività è per il momento sospesa a causa delle numerose recenti sparizioni. Nonostante l'avvertimento, Max è determinato a realizzare il loro sogno di visitare la cresta in coppia e organizza un viaggio in elicottero. Quella notte discutono sinceramente del loro futuro, contemplando il matrimonio prima di addormentarsi. Più tardi Mia, non riuscendo a dormire, decide di fare una passeggiata. Mentre apre la porta, incontra la receptionist che le offre una bottiglia di vino come gesto dell'hotel. L'addetta alla reception poi sconsiglia vivamente ancora una volta di visitare il Black Ridge, citando un recente incidente in cui un marito è scomparso ed è stato trovato morto 5 giorni dopo. Mia, quindi sentendosi turbata, rifiuta il vino e si ritira nella sua stanza. La receptionist però segna una croce sulla porta prima di uscire, un dettaglio che allarma Mia. Quando Mia informa Max della croce, lui controlla fuori, trovandola misteriosamente scomparsa. La mattina successiva, mentre si preparano a partire, Mia scopre un anello nuziale nella borsa di Max, suscitando eccitazione mentre anticipa una proposta durante il loro viaggio. Mentre se ne vanno, un'ambulanza arriva all'hotel con a bordo il defunto menzionato dalla receptionist. Max e Mia indagano sulle cause della morte, ma il medico legale è sconcertato, descrivendo la situazione come peculiare e priva di una spiegazione chiara. Dopo aver assistito al cadavere ed essersi sentito esitante, Max convince Mia ad attenersi al loro piano, assicurandole che non accadrà nulla di brutto. Con riluttanza, segue Max su per la montagna dove l'elicottero li sta aspettando. Anche il pilota li avverte dei pericoli del Black Ridge, ma la determinazione di Max prevale sulle preoccupazioni di Mia. Max ricorre quindi alla corruzione del pilota per portarli al proibito Black Ridge e salgono sull'elicottero. Durante il viaggio Mia nota una grande croce in cima ad una collina, apprendendo dal pilota che è stata posta lì in ricordo di una ragazza morta in quel punto. La leggenda narra che il suo fantasma infesti la montagna sin dalla sua tragica scomparsa. Una volta scesi al Black Ridge, iniziano a scendere con lo snowboard lungo il ripido pendio, comunicando tramite ricetrasmittenti e sembrando divertirsi, ma a loro insaputa, passano accanto a un cadavere sepolto nella neve. Raggiunta la valle sottostante, una fitta nebbia avvolge Mia e lei perde di vista Max. All'improvviso, un pilota di motoslitta si scontra con lei, rendendola priva di sensi. Quando si sveglia, cerca disperatamente di raggiungere Max tramite i dispositivi di comunicazione e il suo cellulare, ma non riceve risposta. Persa e sola, prosegue a piedi, cercando inutilmente un segnale. Le ore passano mentre Mia arranca nella neve finché non vede una pista da snowboard e una figura distante. Nota delle rose rosse piantate a terra vicino alla figura, scoprendo che si tratta di Max legato a una motoslitta che inizia a trascinarlo via. In difficoltà, Mia l'insegue, chiedendo aiuto ma senza riceverne. Seguendo il percorso della motoslitta, trova macchie di sangue e vede in lontananza un uomo su una motoslitta. Chiedendo risposte su dove si trovi Max, si imbatte nella vista di una bomba ad orologeria in possesso del cavaliere. Pensando velocemente, Mia si allaccia allo snowboard appena prima che la bomba esploda, innescando un'enorme valanga, ma sfortunatamente, la valanga la raggiunge, seppellendola viva. Per aggravare l'orrore, il misterioso cavaliere inizia a conficcare un palo nel terreno, aumentando ulteriormente il pericolo. In una lotta disperata, Mia, ferita e appena cosciente, urla prima di svenire per la mancanza d'aria. Facendo appello alle sue ultime forze, allunga la mano fuori dalla neve e, miracolosamente, qualcuno la aiuta, trascinandola in salvo attraverso la neve. La scena si sposta poi in una loggia dove un uomo con un coltello si avvicina a Mia mentre dorme, curandole la ferita alla spalla. L'uomo parla a Mia in ungherese, mettendola in guardia dal venire in questo posto. Nel frattempo, in albergo, l'addetta alla reception appare angosciata e intraprende una minacciosa conversazione telefonica, affermando che non è colpa del turista e che questo ciclo deve finire, dichiarando che è il suo ultimo coinvolgimento. Intanto nel rifugio segreto, il vecchio rivela a Mia una foto di sua nipote, la stessa bambina morta all'inizio del film.
nonostante le barriere linguistiche, comunica che sua nipote è morta 3 anni fa, facendo ascoltare una registrazione del suo canto Let It Snow. Commossa dalla sua storia, Mia simpatizza e formano un'alleanza per fermare il pilota della motoslitta. Al risveglio la mattina successiva, Mia esplora l'abitazione del vecchio ma la trova vuota. Avventurandosi ulteriormente, scopre una motoslitta insieme al guanto di Max. Temendo che il vecchio sia il pilota della motoslitta, cerca di scappare usando la motoslitta, prendendo gli oggetti essenziali dalla casa, ma nessuna delle chiavi va bene. Fortunatamente arriva un conducente di motoslitta che mostra la chiave corretta per il mezzo, per cui Mia tenta di avviarla prima di partire. Contemporaneamente, una squadra di ricerca arriva a Black Ridge per avviare un'operazione di salvataggio. In una situazione terribile, Mia trascorre il giorno successivo camminando esausta, perdendo gradualmente le forze. Indebolita, crolla a terra e il terzo giorno bloccata al Black Ridge, sente le voci di una squadra di ricerca nelle vicinanze. Purtroppo non si accorgono di lei e continuano la ricerca, lasciando Mia scoraggiata. Riprendendo il viaggio, incontra una tenda improvvisata contrassegnata da un segnale di stop adornato con bamboline impalate, e l'altro guanto di Max. Entrando nella tenda, scopre le pareti ricoperte da centinaia di croci nere e un santuario dedicato alla bambina defunta, accompagnato da una serie di coltelli. Un'ulteriore esplorazione la porta a trovare il vecchio immobilizzato, insanguinato e che la spinge a fuggire. Notando l'enigmatico pilota della motoslitta entrare nella zona, Mia fugge per salvarsi la vita, ma la stanchezza la sopraffà e crolla nella neve, perdendo conoscenza ancora una volta. Al risveglio, sente la voce di Max che chiama attraverso la ricetrasmittente, seguita dalla canzone della bambina. Nonostante tenti di comunicare, Max rimane in silenzio, costringendo Mia a continuare il suo viaggio. Facendo appello a ogni grammo di coraggio, Mia persevera nella neve, ricorrendo al consumo di neve per il suo sostentamento. Guardando l'anello di fidanzamento che ha al dito, un ricordo della sua accettazione della proposta di Max riaffiora, e trae forza dal suo significato. Sfortunatamente, il pilota della motoslitta la localizza, brandendo un'ascia, e dando inizio a un terrificante inseguimento. In corsa per la sopravvivenza, si ritrova con le spalle al muro sull'orlo di un dirupo, costringendola a saltare giù. Riprendendo conoscenza più tardi, Mia si ritrova vicino alle rocce in un corso d'acqua. Mentre continua il suo viaggio lungo il fiume, viene sorpresa dal rumore del motore di una motoslitta, creando un momento di panico. Lottando per attraversare il fiume, trova il misterioso cavaliere che la aspetta sulla sponda opposta. Si impegnano in una situazione di stallo molto tesa, con Mia che sfoga la sua frustrazione con un urlo. Sorprendentemente, il cavaliere indietreggia, lasciandola sola. Esausta, prosegue poi fino a scoprire una serie di edifici fatiscenti, dove si sistema per riposare. Tirando fuori un panino rubato a casa del vecchio, lo consuma e poi accende un fuoco per dormirci accanto. I suoi sogni si spostano verso i ricordi di Max e le loro aspirazioni ad una famiglia. Al risveglio la mattina successiva, cerca di comunicare con Max tramite la ricetrasmittente, ma non riceve risposta. Lottando contro la stanchezza, va avanti, facendo affidamento esclusivamente sui ricordi di Max per sopravvivere. Indebolita e disorientata, vede una figura lontana e chiama speranzosa il nome di Max, ma mentre si avvicina, si rende conto che è solo un pupazzo di neve. Dopo un esame più attento, però nota una persona morta all'interno. Il pupazzo di neve è composto però da Max, dal suo corpo senza vita. Sopraffatta e affranta, Mia si aggrappa a lui, sentendosi incapace di vivere senza l'amore della sua vita. Con una decisione straziante, culla il pupazzo di neve che una volta era Max e si getta dal dirupo, scegliendo di porre fine alla sua vita piuttosto che affrontare l'esistenza senza di lui. In modo sorprendente, l'uomo in nero osserva la tragica caduta di Mia. Successivamente, il pilota della motoslitta si dirige verso una croce significativa in cima alla collina, su cui è incisa Katie dal 2006 al 2017. La narrazione si sposta quindi indietro nel tempo per svelare Katie, la bambina dell'inizio del film, che giace senza vita nella neve circondata da suo nonno, sua madre, e la misteriosa receptionist, sua zia. La scena poi ritorna al presente, svelando la rivelazione che l'uomo in nero è, in realtà, la madre in lutto di Katie. La voce del nonno risuona, affermando la profonda intensità della vendetta di una madre affranta. La trama rivisita poi un periodo precedente e più felice, mostrando Katie che canta con gioia Let It Snow mentre abbraccia sua madre in una scena commovente. Mentre il film si avvicina alla fine, la telecamera scende dal fianco della montagna, rivelando il corpo insanguinato di Mia in mezzo alla neve. Sorprendentemente, Mia non è morta, e riesce ad alzarsi in piedi, apparendo completamente devastata e disorientata, trasmettendo un senso di profonda perdita e confusione. Iscriviti per guardare altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione.
Se siete arrivati fin qui, lasciate un commento con l'emoji del pupazzo di neve. A presto, con il prossimo riassunto.